Insomma, Palermo è bellezza, è così piena di bellezza che purtroppo quando tu hai tanta bellezza la ignori. Ovunque ti giri c'è bellezza, ovunque vai, anche nei vicoli, anche a Ballarò, anche nei vicoli ma più popolari. Ma non abbiamo fatto una maglietta bellezza, proprio in ultima collezione da uomo, dove c'è scritto l'amore è bellezza. E Palermo è piena. La Sicilia, oltre che Palermo, perché la Sicilia è grande, è bellezza, è amore a questo punto. C'è bisogna tanta... avere coraggio, questo è vero, perché è sempre stata un po' denigrata, messa di lato, come tutto il sud. Noi siamo molto attaccati al sud perché sono... A parte che sono le nostre radici ed è una cultura fortissima. E poi sono le persone più vere. Abbiamo cercato di invitare a Palermo, diciamo, i nostri clienti che sono carino da tutto il mondo, dalla Cina, dal Giappone, dall'America, dalla Russia, dappertutto. Il problema è che sono quasi 400 e dobbiamo far sì che da buoni siciliani, come ci hanno educato i nostri genitori, antenati, l'ospitalità è sacra. Quindi cerchiamo di creare per loro il meglio. Ma noi vorremmo farla vedere a tutti. Ora, la piazza è quella, A tutti ci chiedono, vorremmo venire. Ma, per me, figura, allora, io sono contento perché la moda è giusto che la vedano tutti. Infatti noi mettiamo anche sui social network fotografie, video. Ma purtroppo lo spazio è quello. È successo anche a Napoli, la stessa cosa. Non è la nostra volontà, poi ci sono anche problemi di sicurezza, voi lo sapete meglio di noi, a parte noi due. Ma poi diciamo, i palermitani conoscono Palermo, non è non è che noi siamo venuti qua solo per far vedere gli abiti, è anche un modo per far conoscere quello che è il nostro DNA. Dolce Gabbana è fondato, diciamo, l'ispirazione è quasi sempre il sud, la Sicilia, le nostre radici. Cerchiamo di questa volta di mostrarle al mondo intero.